Benvenuti a tutti, oggi vi voglio far vedere il mio kit di pronto soccorso personale, quello che mi accompagna sempre quando vado in montagna da solo o con amici, ma anche quando vado ad arrampicare o a fare qualche via alpinistica. Ci tengo molto a mostrarvelo perché per me riuscire ad andare in montagna col massimo grado di sicurezza possibile è molto molto importante. Sappiamo tutti che è impossibile arrivare ad andare in un ambiente comunque particolare e ridurre il rischio al 100%. Però se riusciamo a prepararci e se riusciamo ad avere qualcosa che ci garantisca il buon proseguimento anche dopo magari piccoli infortuni o piccole sfortune, ci dà, secondo me, una buona pace d'animo in più. Mi raccomando però, non improvvisiamoci medici o soccorritori. In caso di situazioni gravi, feriti, incidenti o quant'altro, mi raccomando, chiamiamo il soccorso alpino. Sono lì per aiutarci proprio in situazioni di grave pericolo. Detto questo, torniamo a noi. Io personalmente ho avuto vari kit di pronto soccorso nel tempo. L'ultimo, quello che uso attualmente, in realtà sono partito da un kit prefatto, quello della Decathlon, che vedete, che uso tuttora il suo pacchettino, che è il kit di primo soccorso della Forclaz 500 da 47 pezzi, che è un ottimo kit di pronto soccorso prefatto. Io gli ho fatto diverse modifiche in base alle mie esigenze personali e comunque alla mia esperienza in montagna, ma è un kit che costa 19,99 € e vale comunque la pena comprare. Se non avete voglia di starci troppo dietro, è un kit che già di per sé fa un ottimo ottimo lavoro. Io però appunto ho preferito adattarlo, che è la cosa che comunque un po' consiglio, l'ho adattato alle mie esigenze personali. Di nuovo, questo però è il mio kit personale, non è il kit di pronto soccorso che uso quando accompagno clienti in montagna. Il kit che uso come guida è molto più capiente, è molto più grande, c'è molta più roba e ci sono anche alcune piccole modifiche nella dotazione. Se poi vi può interessare, magari farò un video a riguardo, andando più in profondità sulle differenze, quello che è invece un kit di pronto soccorso da guida. Oggi vediamo invece quello personale. Partiamo subito da quello che secondo me è una cosa che non può mai mancare, ovviamente, in un kit di pronto soccorso, che è il disinfettante spray. Utilissimo, fantastico, ce ne sono un milione disponibili, non vi so neanche dire quale uso io, se lo leggete bene, se no è uguale, tanto ce ne sono veramente tanti. Questo l'ho aggiunto io, per esempio. Come ho aggiunto io, sembra strano, ma è così, i famosi cerotti antivesciche, che vi assicuro una delle cose che si usa di più in assoluto. Le altre cose che invece ho un po' integrato, ma è già ben fornito il kit, sono i cerotti normali. Infatti, vedete, ce ne sono di due tipi, alcuni adesso non mi ricordo quali, sono quelli originali del kit, altri li ho aggiunti io, perché comunque si usano, questi si tendono a usare in vari formati. E ho aggiunto anche questo che l'ho scoperto tramite il kit, è questo cerotto lungo, enorme, anche bello spesso, che mi sono trovato molto bene perché lo si taglia come della lunghezza che si vuole, ed essendo bello spesso per taglietti e cose così, fa veramente il suo lavoro. Quindi ne ho comprato un altro, gliel'ho aggiunto perché mi è piaciuto veramente tanto tanto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo tutta una serie di garze, garzette di vario tipo, che anche queste un po' c'erano già, un po' le ho integrate perché si usano, ci sono anche queste due invece erano già integrate, alcune queste sono addirittura sterili, anche queste sono sterili, ovviamente sono tutte due sterili, hanno funzioni diverse ma non andiamo nel dettaglio, però per farvi vedere un diverso assortimento di garze è sempre utile. A questo poi abbiamo da aggiungere due tipi diversi di scotch, uno un po' più resistente plastificato, l'altro invece è questo qui, quello marrone classico, che ho aggiunto io. Questo invece era già presente nel kit, ce n'erano degli altri nel kit che però uno era di carta, non mi piaceva particolarmente, un altro invece è finito subito perché era poco, giustamente non è che abbiamo chilometri e chilometri, quindi questo l'ho aggiunto io. E per finire abbiamo quelli che sono dei guanti, in caso non... Allora, personalmente se io mi devo mettere un cerotto non li sto a usare, però se magari invece devo andare intorno a una piccolissima abrasione o devo mettere un cerotto su un amico, cose così, preferisco mettermi, visto che magari ho le mani sporche, preferisco mettermi i guanti. Abbiamo poi del colirio, che questo era già integrato nel kit, ce n'erano anzi due, uno è stato usato, serve più che altro per pulire, più che colirio vero e proprio, serve per pulire l'occhio in caso ci vada un po' di polvere, sabbia, sporcizia,
sheets, eccetera, eccetera, comunque utile perché è già stato usato. E per concludere abbiamo questi tre accessori che sono secondo me importantissimi. Abbiamo un paio di forbici che sono utilissime per tagliare i cerotti di cui prima e le varie garze. Abbiamo una pinzetta metallica classica, che per togliere spine, cose così, comunque, vabbè, sempre utile. E infine, fondamentale, soprattutto se andiamo in certe zone, ma per esempio sul nostro Appennino e anche alcune zone delle Alpi e Prealpi sono veramente fondamentali, le pinzette rimuovi zecca. Mi raccomando, se vi beccate una zecca e non sapete come toglierla in modo scrupoloso, andate al pronto soccorso. Non improvvisiamoci perché può, tolta male una zecca può portare rischi grossi. Quindi questo è il contenuto specifico del mio kit personale. Ovviamente ci sono, come dicevo prima, ci sono cose che ho aggiunto, cose che continuo a sostituire. Spesso mi capita, magari anche parlando con colleghi o esperti escursionisti o esperti alpinisti, di fare alcune modifiche in base ai loro suggerimenti. Il kit è molto personale e non si finisce mai di imparare. Quindi vale la pena anche confrontarsi spesso con gli altri. Non tocco qui il discorso medicinali perché solo un medico competente può darvi consigli a riguardo, quindi io non mi ci metto. Mi raccomando, controllate sempre, tenete sempre monitorato le scadenze, per esempio la scadenza del disinfettante piuttosto che quello delle garze magari sterili o del collirio o di questo liquido per pulire gli occhi, eccetera, eccetera. Mi raccomando, tenetele sempre monitorate e se vedete che stanno per scadere o sono scadute, sostituiamoli, perché su queste cose è meglio essere un po' più prudenti che un po' meno. Spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, vi possa ispirare per costruire il vostro kit di pronto soccorso e ci vediamo al prossimo video.